Benvenuti. Oggi vi faccio vedere come realizzare dei piccoli accessori con materiale di riciclo. Questi sono orecchini completamente in carta riciclata e cartoncino, praticamente a costo zero, perché ho comprato solo le monachelle per i lobby e qualche anellino per poterli montare. Per questo progetto vi serviranno dei cartoncini di recupero. Io in questo caso ho usato i cartellini dell'abbigliamento, vecchi fogli di fumetto, del vinavil o una colla stick, matita e gomma e del nastro adesivo trasparente largo. In base alla forma che ho scelto, vado a ricavarmi una figura che si possa ben adattare. Che nell'andarla ad incollare mi copra bene tutta la base. Ecco qua, io ho scelto questa. Ci appoggio il mio cartoncino e bene o male è della stessa grandezza. Manca un pezzettino, ma poi andremo a limare il nostro cerchio con una limetta o con della carta vetro a grana sottile. Per ogni orecchino ho deciso di utilizzare tre cerchi di base incollati tra di loro e li vado a ricavare dal mio cartoncino. Questo modo. Uso il mio campione per ricavarmi i cartoncini. Vedete che uno dei cartellini ha già il buco. Io cercherò di utilizzarlo nel miglior modo possibile. Intanto vado a prendere la mia forma. Dopo aver ricavato tutte le mie forme, vedete che ho utilizzato la parte superiore dei cartellini dove c'è il buco che andrò a mettere esternamente agli orecchini, mettendo al centro l'altro pezzetto e facendo un buco in corrispondenza e li andrò ad incollare con il vinavil in questo modo. Già ne ho preparato uno. Vedete? E lo lasciate asciugare. Una volta preparate e incollate le mie due forme, mi sono andata a ritagliare due figure che potessero adattarsi ai miei orecchini e ne utilizzerò due per ogni orecchino in questo modo, incollandone una sopra e una sotto e poi andrò a rifilare. Intanto vado a plastificare la mia carta in modo che non si rovini col tempo, in questo modo. Prendo un pezzo di nastro adesivo largo e vado a plastificare il mio primo pezzetto in questo modo. Facendo aderire per bene la carta al nastro adesivo, cercando di non far venire grinze in questo modo. Sotto io sto usando una tovaglietta plastificata da colazione che poi comunque disinfetterò. Vado a plastificare anche il mio secondo pezzo. Taglio un pezzo di scotch e procedo partendo sempre da sotto a sopra e portandomi a stesura
lo scotch dall'interno verso l'esterno, come si fa quando si usano i tovaglioli o la carta per il decoupage. Vedete? Adesso vado a staccare il mio pezzo di carta plastificata, lo giro, prendo una base dell'orecchino e vado a posizionarla sopra il pezzetto di fumetto plastificato. Prendo anche l'altro e lo vado a posizionare sopra, facendolo aderire a quello sottostante. Faccio aderire bene i lembi in modo da incorporare la base tra i due pezzi di fumetto, in questo modo qua. E adesso vado a rifinire. Con le forbici vado a ritagliare lungo tutta la circonferenza della base che ho creato per il mio orecchino. Tolto l'eccesso dal contorno del mio orecchino, vedrete che è ancora da montare, perché non avendo messo la colla tra il fumetto e la base, quando noi andiamo ad eliminare la parte eccedente della plastificatura ottenuta con lo scotch, cioè i pezzi si staccano, quindi andremo ad effettuare un ulteriore incollaggio. Mettiamo un poco di vinamil. Questo è un passaggio che voi potreste fare anche prima di rifilare l'eccedenza. Nel momento in cui avete plastificato il vostro fumetto, quando andate ad incorporare la base ai due pezzi di fumetto, mettete un pochino di colla e vedrete che non avrete questo problema finale. Vado ad incollare. Faccio una bella pressione per far aderire. E procedo con un'altra plastificatura in questo modo. Prendo il mio pezzo di scotch, pezzo bello abbondante, e lo vado a posizionare sul mio fumetto, sempre dal basso verso l'alto e cercando di non far formare nessuna grinza in questo modo qua. Lo stacco dalla base e porto l'eccedenza a coprire l'altro lato, sempre facendo attenzione a non formare grinze, in modo da chiudere completamente l'orecchino. E faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Ecco qua. Ora non vi resta che ripulire l'orecchino, riaprire il buchino e effettuare il montaggio. Per eliminare eventuali imperfezioni dal contorno del vostro orecchino,
potete usare una lima di carta, di quella che si usano per le unghie, in questo modo, passandolo leggermente su tutta la circonferenza, o un pezzetto di carta vetro a grana fine.